Inizio la ricetta sbucciando e lessando 150 g di zucca. A cottura ultimata la faccio prima raffreddare, poi la frullo con un robot da cucina. Preparata la zucca, procedo con l'impasto. Trasferisco in una ciotola 300 g di farina zero, 7 g di lievito di birra fresco, la purea di zucca, cento cinquanta ml di acqua. Concludo l'impasto aggiungendo 60 ml di olio extravergine di oliva e 5 g di sale fino. Copro l'impasto con pellicola trasparente e coperchio e lascio lievitare fino al raddoppio. Trascorso il tempo di riposo, trasferisco l'impasto in una teglia oleata e lascio riposare ancora un'ora. Dopo questa ulteriore lievitazione non mi resta che condire con olio, rosmarino e sale ed in forno caldo a 200 gradi per circa 25-30 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Salve amiche ed amici, quest'oggi vogliamo farvi vedere come realizzare dei bicchierini con una base di pasta e biscotto alla zucca e amaretti. Questo è il risultato
È un dolce perfetto per chiudere un pasto, sia pranzo che cena, ed è semplicissimo anche da realizzare. Se l'idea vi piace, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale, a lasciarci un like o un commento in fondo al video. Ed ora ecco la preparazione. Facciamo cuocere 150 g di zucca già pulita per almeno 15-20 minuti, fino a farla diventare ben morbida. Prepariamo ora una crema al latte velocissima con 350 ml di latte. Ne mettiamo una parte, 30 g di amido di mais, 30 g di zucchero semolato. Iniziamo a sciogliere gli ingredienti. Aggiungiamo il restante latte, accendiamo la fiamma e facciamo cuocere. Dopo circa 5 minuti la crema inizierà ad addensarsi. La potremo spegnere, mettere in un contenitore pulito e farla raffreddare prima di utilizzarla. Prepariamo la pasta a biscotto alla zucca. Iniziamo lavorando 3 uova con un pizzico di sale. Aggiungiamo 150 g di zucchero semolato. Mettiamo un attimo da parte l'impasto, riprendiamo la zucca, la ricuciamo in purea, potete anche utilizzare un frullatore. Ed aggiungiamo anche questa. Sono 150 g di zucca già pulita. Aggiungeremo ora 100 g di farina, a cui andremo ad unire ora un cucchiaino di lievito per dolci, corrisponde all'incirca 5 g. Versiamo il tutto su una leccarda rivestita da carta forno che io ho bagnato con un po' d'acqua per non far muovere. Inforniamo il tutto a 170 gradi per circa 15-20 minuti. Dopo 15 minuti fate la prova a secchino per verificare se è cotta, altrimenti prolungate la cottura per qualche altro minuto. Ed ecco la nostra pasta a biscotto appena sfornata. La lasceremo adesso raffreddarla prima dell'utilizzo. Quando la pasta a biscotto sarà abbastanza
raffreddata, potremo procedere a completare il nostro dolce. Io andrò a realizzare dei piccoli dischi della grandezza del bicchiere che andrò ad utilizzare. Potete anche utilizzare direttamente il bicchiere per fare le forme. Andiamo infine a montare 200 ml di panna per completare la nostra preparazione. Gli ultimi elementi per la decorazione saranno degli amaretti, delle meringhe e delle gocce di cioccolato. Per la panna utilizzeremo semplicemente acqua e zucchero. Possiamo inoltre aggiungere anche delle mandorle a lamelle per decorare la superficie dei dolci. Come sempre vi ricordo che il riepilogo degli ingredienti utilizzati è disponibile nella descrizione del video. Passiamo ora all'assemblaggio. Io utilizzerò questi bicchieri, ma ovviamente potete utilizzare quelli che preferite, adeguando la forma dei dischi del pan di Spagna a quello che utilizzate. Iniziamo con un disco di pan di Spagna. Bagniamo leggermente. Aggiungiamo la crema un amaretto sbriciolato un po' di gocce di cioccolato ancora un disco e concludiamo con la panna. Un po' di meringa sbriciolata, qualche scaglietta di mandorla, e un po' di gocce di cioccolato. Ed il nostro bicchiere è pronto. Ripetiamo così fino a concludere tutti gli ingredienti. Se non vi piacciono gli amaretti, possiamo saltare quel passaggio ed utilizzare invece un disco in più per realizzare il bicchierino. Vi faccio vedere. Questa è l'alternativa più semplice, senza amaretti. Salve amici, quest'oggi vi facciamo vedere come realizzare il castagnaccio pugliese, che è una variante del classico castagnaccio. Quello che ci occorre sono 150 g di farina di castagne, 100 g di farina 00,
150 g di zucchero semolato, 50 ml di olio di oliva, 25 g di cacao amaro, 300 ml di latte, 2 uova, una bustina di lievito per dolci, la buccia di un limone da grattugiare. Assicuratevi che il limone sia fresco e non trattato. Zucchero a velo per decorare se vi piace. Iniziamo a lavorare le uova con lo zucchero. Se volete potete anche utilizzare le fruste elettriche. Aggiungiamo quindi la buccia del limone grattugiata. A questo punto lasciate la forchetta e proseguiamo con il cucchiaio di legno. Dobbiamo passare ad aggiungere le farine setacciate. Insieme a queste aggiungeremo anche il lievito. Uniamo anche il lievito. Se lo desiderate potete utilizzare il lievito vanigliato o aggiungere una bustina di vanillina. Cominciamo quindi ad aggiungere il latte e l'olio. Come vedete il composto è piuttosto liquido. Aggiungiamo anche il cacao. Terminiamo di amalgamare il tutto. Conclusa anche questa operazione, possiamo versare il nostro impasto in una teglia da 25 cm rivestita di carta forno. Questa andrà poi infornata per circa 30 minuti a 180 gradi. Fate sempre ovviamente la prova a secchino per verificare la cottura interna. Ed ecco il nostro dolce appena sfornato. Come vedete ha un bel colore marrone dovuto alla presenza del cacao e della farina di castagne. Ora non dovremo far altro che attendere che si raffreddi e spolverizzarlo con zucchero a velo. Se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale. Noi vi aspettiamo. Ciao a tutti amici! Inizio preparando tutto quello che serve per il ripieno. Lavo sotto l'acqua corrente 200 g di funghi champignon già tagliati a fettine. Li lascio scolare in un colapasta e continuo preparando la carne. Estraggo 300 g di pasta di salsiccia dal budello e procedo con la cottura. In un'ampia padella faccio imbiondire mezza cipolla con un filo d'olio d'oliva. Aggiungo la salsiccia e faccio cuocere irrorando con del vino bianco. Durante la cottura schiaccio con una forchetta la carne in modo da farla sbriciolare il più possibile. Dopo qualche minuto aggiungo i funghi, aggiusto di sale e faccio cuocere per 15 minuti. A cottura ultimata spengo e lascio intiepidire. Concludo la preparazione del ripieno riducendo a tocchetti 150 g di scamorza secca. Fatto questo, metto a bollire l'acqua per la cottura della pasta e preparo la besciamella. In una pentola faccio sciogliere a fiamma molto bassa 30 g di burro. Appena sciolto, tolgo la pentola dal fuoco e aggiungo gradualmente 30 g di farina, girando continuamente con una frusta.
Incorporata la farina, rimetto la pentola sul fuoco e aggiungo a filo 300 ml di latte. Dopo 6 minuti di cottura unisco un po' di noce moscata e un pizzico di sale. Faccio cuocere ancora qualche minuto, poi spengo. Quando la carne e i funghi sono tiepidi, li trasferisco in un robot da cucina e li frullo. Metto tutto in una ciotola. Unisco la scamorza precedentemente tritata e 5 cucchiai di besciamella. Dovrete ottenere un composto umido, quindi se necessario aggiungete qualche altro cucchiaio. Amalgamo il tutto e metto in frigorifero. Ora non mi resta che cuocere i paccheri. Aggiungo un filo d'olio per evitare che si attacchino durante la cottura e aggiusto di sale. A cottura ultimata raccolgo delicatamente i paccheri con una schiumarola e li trasferisco in una ciotola precedentemente unta con un filo d'olio. Fatto questo, trasferisco il ripieno in una sacca poche con beccuccio largo. Stendo un po' di besciamella sul fondo di 2 terrine monoporzioni e realizzo un primo giro di paccheri. Farcisco e proseguo riempiendo tutta la terrina. Concludo distribuendo un cucchiaio di besciamella in superficie. Inforno in forno caldo a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!